nuova puntata di Pazzi per i B-Movie. Oggi andiamo a parlare di Ozone di J.R. Buchwalter. Di Buchwalter ho già trattato The Dead Next Door in una delle prime puntate della rubrica, quindi se vi interessa andare a vedere anche quello, vi lascio il link nella info box. E se vi piace quello che state guardando e siete appena capitati su questo canale, vi consiglio di iscrivervi e di mettere un bel like a questo video. Ozone è un B-movie a bassissimo budget, la specialità di Buchwalter, tirare fuori qualcosa di buono con pochissimi mezzi. La storia vede due poliziotti che stanno cercando di sgominare un traffico di droga, stanno cercando un trafficante e durante un'azione i due poliziotti si separeranno. Uno finirà in una casa fatiscente dove verrà aggredito da dei mostri che assomigliano molto a degli zombie, mentre l'altro poliziotto, che è poi il nostro protagonista, si troverà a dover affrontare uno spacciatore che lo ferirà con una siringa e gli inietterà una sostanza che inizierà a fare subito effetto. Il poliziotto scoprirà di essere stato infettato con questa nuova droga che si chiama Ozone, che ha degli effetti devastanti su chi l'assume. All'inizio ci sono delle allucinazioni per poi passare a mutazioni fisiche e addirittura alla trasformazione completa in un mostro. Il poliziotto continuerà ad indagare cercando di fermare questa escalation che sembra stia travolgendo anche lui. Si troverà in un sacco di situazioni bizzarre e surreali, con personaggi altrettanto surreali e strani. Alla fine riuscirà a trovare lo spacciatore che si è praticamente trasformato in un mostro quasi immortale. Sicuramente meno interessante di The Dead Next Door, Ozone è un film comunque gradevole e ben fatto in linea con comunque quello che ci viene offerto. Buchwalter infatti ha a sua disposizione un budget che si aggira intorno ai 3.500 dollari e comunque riesce anche parlando di effetti speciali a tirare fuori qualcosa di molto carino. C'è il solito citazionismo che troviamo anche in The Dead Next Door, dove Buchwalter citava palesemente Romero. In questo caso il nostro JR si ispira palesemente al body horror di Cronenberg e soprattutto, secondo me, in alcune cose in Cabal di Clive Barker. Non a caso, credo, o se è un caso, è proprio un caso, il detective si chiama Boone, proprio come il protagonista del film di Barker. In conclusione, Ozone forse non sarà il più delirante tra i film che tratteremo in questa rubrica, però sicuramente lo splatter c'è, il trash c'è e quindi secondo me è consigliabile il recupero. Tra l'altro lo potete fare perché il film è uscito in DVD per l'Italia tramite Spasmo Video qualche annetto fa in versione originale con i sottotitoli e nel DVD sono contenuti anche alcuni contenuti speciali dove Buchwalter spiega un po' la storia del film e un po' tutto quello che c'è dietro. E devo dire che se vi andate a vedere quelli e poi vi vedete il film, capite che comunque dietro c'è un bell'impegno e sicuramente la cosa valorizza ancora di più la pellicola. Oggi sono stata molto veloce, però in fondo non c'era molto da dire. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!